Ecco, io ringrazio intanto con una giornata così bella chi è venuto a sentire qualcosa di questa santa che è ritenuta la più grande mistica del nostro secolo. Il nostro secolo intendo il Novecento, perché il nostro secolo è iniziato da poco. E dirò che Padre Pio la conosceva benissimo. E nei suoi lavori citava spesso, quasi parola per parola, ciò che Santa Gemma diceva. Mistica lei, mistico lui. Nasce nel mille, adesso dico qualcosa sulla vita e poi entro in merito. Nasce nel 1878. E il padre faceva il farmacista. Prima in un paese vicino a Lucca e poi si era trasferito per avere più lavoro a Lucca. Venne chiamata Gemma, nome che nella Lucchesia non si era mai sentito, cioè non era un nome di quei posti. Però uno zio aggiunse il nome Umberta Pia. Umberta, il re Umberto, Pio IX, che erano allora sia il re sia il papa regnanti. La madre purtroppo muore dopo aver avuto 5 figli, muore a 39 anni di tubercolosi. E tutti, gran parte dei fratelli moriranno, compresa Santa Gemma, moriranno di tubercolosi. Lei fa le scuole, siccome all'inizio aveva una certa agiatezza, lei fa le scuole a Lucca, presso le suore oblate dello Spirito Santo, che sono dette suore zitine. Chi va a Lucca vede questo nome, Barbantini e Zitine, che sono due ordini religiosi fondate da due beate che vissero poco prima di Gemma. La stranezza che riceve nella parrocchia di San Frediano, riceve prima la cresima e poi la comunione. Da noi invece si fa adesso prima la comunione e poi la cresima. Dopo la morte della mamma, lei si sente sola, abbandonata. Viene ospitata da una parte, dall'altra, ma il guaio è che il padre fallisce. Il padre farmacista fallisce. Gli confiscono tutti i restanti della famiglia, è costretto a dormire per strada. Quindi una sofferenza. Che già fosse santa o avesse doni particolari, si era visto quasi subito. Per esempio, nel 1896 ebbe una caria ossea. La operarono senza anestesia e lei non proferì parola. Aveva già una resistenza, una sofferenza che offriva al Signore. A 57 anni il padre, già caduto in miseria, senza più un soldo, lui era molto generoso, dava, 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 poi non restituivano, muore di cancro alla gola, aveva 57 anni. È chiaro che a questo punto resta davvero solo. Per di più, nel 1897, nel 1898, ha una gravissima malattia alle ossea, osteite alle vertebre lombari e otite mastoidea, è ridotta in fin di vita. Doveva portare, rimase a letto per quasi un anno, doveva portare un busto di ferro che la tormentava. Viene a leggere la vita di San Gabriele dell'Addolorata, passionista. Chi va alla scuola Bascapè qui a Saronno
c'è un quadro di San Gabriele della Dolorata, il quale le appare e gli dice: se fai una novena a Santa Margherita Maria la Cocca, quella dei primi venerdì del mese, allora era beata, adesso è santa, tu sarai guarita, tu sarai guarita. E in effetti fa la novena e improvvisamente, come vedremo, improvvisamente guarisce. Una mattina di marzo, mi pare che fosse il 2 marzo, si sveglia, vuole colazione, tutti i dolori sono scomparsi. Come poteva stare a casa sua? Certo, qualche zia l'ospitava, per esempio a Camaiore, di qui e di là, ma non era una vita, perché il fratello Ettore e la sorella Angelina detestavano i suoi fenomeni preternaturali. Lo vedremo dopo, perché adesso ho un quadro sulla vita, no? Detestavano che lei fosse in estasi, che lei facesse, vedesse l'angelo, che lei vedesse la Madonna. Anche molti sacerdoti non credevano a questi fenomeni. Allora una famiglia che si chiamava famiglia Giannini la ospitò per 3 anni, dal 1900 al 1903, adesso c'è ancora la casa, e lì poté essere più libera nelle preghiere. La fortuna sua fu l'incontro con i passionisti che venivano a Lucca per le missioni, le prediche, oppure per i quaresimali. Quaresimali, e invitavano questi passionisti, ordine che c'è ancora, e fu una fortuna sua che ci fosse quest'ordine. Perché ricordate una cosa, per diventare santi, se non c'è un ordine forte alle spalle, costa un processo di beatificazione, di canonizzazione. È quasi difficile arrivarci, eh? Bisogna essere come Giuseppe Moscati, che aveva questa fama universale lì a Napoli, per poter saltare, perché sono tanti, c'è servo di Dio, c'è venerabile, poi c'è la beatificazione, poi c'è la santificazione. La differenza tra beatificazione e santificazione è questa. La beatificazione ha una venerazione locale. Il beato è solo locale. Il santo ha una venerazione, infatti entra nel calendario, che è universale. Quindi il passaggio. Una volta si richiedeva due miracoli per la beatificazione e due miracoli per la canonizzazione. Due e due. Come Padre Pio, come Santa. Adesso invece ce ne vuole, vedi Giovanni Paolo II, uno solo per la beatificazione e uno solo per la canonizzazione. Venne quindi ospitata gratuitamente in questa famiglia Giannini di Lucca, e una discendente ha collaborato con me per questo libro. Lì bisognava vedere i processi, non è un problema facile, perché qui senza teologia questa santa non si studia, eh. Perché con tutti questi fenomeni che la circondavano era quasi impossibile fare un lavoro senza l'aspetto teologico, senza l'aspetto geologico. Dicevo, i padri passionisti. La fortuna vuole che in quella famiglia Giannini i padri passionisti, quando avevano finito le loro prediche, erano ospitati. E uno di questi padri, che si chiamava padre Germano Ruopolo, che scrisse la prima vita, con quasi 50.000 copie, allora era una bella cifra, che scrisse la prima vita di Santa Gemma, capì che si trovava di fronte a una persona privilegiata, che aveva dei doni. Lui era anche uno studioso di teologia mistica, dei doni particolari, aveva questi straordinari doni, e fu lui a proteggerla. Aggiungerò, lui diceva: sono vere queste visioni. Gli altri, per esempio un medico, come dirò dopo entrando meglio, adesso faccio un passaggio rapido,
Lui dicevano un medico, ma no, questa è isterica. La flagellazione è frutto di isterismo. Poi, se avrete pazienza, dirò quando, quello che ho scritto sul problema dell'isterismo. Perché su Santa Gemma ancora oggi c'è qualcuno che, pur santificata, c'è qualcuno che la osteggia. Problema di isterismo. Caspita, l'isterismo che ti buca le mani da parte a parte. È vero che le piaghe poi scomparivano, soprattutto dal giovedì al venerdì, ma questo è un problema. L'altro problema da studiare, a parte che lei aveva virtù straordinarie, non si diventa santi senza la constatazione delle virtù eroiche, e bastano queste, tutto il resto non serve per la. È un aiuto, ma per la beatificazione e la santificazione ci vogliono virtù eroiche. Comunque, questa santa suscitò già subito allora una forte perplessità. Pensate che il suo confessore, che era vescovo ausiliare di Lucca e poi divenne arcivescovo di Arezzo, fino alla fine dubitò su questi fenomeni straordinari. Quindi il padre spirituale, che era il passionista padre Germano, e il suo confessore ammettevano lo stato di virtù eroica. Uno però ammetteva i doni preternaturali o straordinari, l'altro ha sempre dubitato. Gli ultimi mesi furono un calvario. Morì nel 1903. Gli ultimi mesi furono un calvario. Era posseduta, perché qui ci sono i casi, io dopo dirò entrando, ci sono i casi di possessione. Pensate che sul letto di morte pesava più di 3 quintali. Dico una persona minuta, in ultimo erano i suoi 40, 38, 40 kg, in ultimo, era una bella ragazza. Dovevano girarla col palanchino. 4 uomini dovevano alzare il letto, girarla per il peso che aveva. Era la possessione del demonio. Il quale, come vedremo, uscì l'ultima mezz'ora della vita sua, tornò al peso normale, e qui ci sono persone degne di fede, che fanno testimonianza, ci sono documenti, e l'ultima mezz'ora rimase, alla fine lo vedremo, rimase tranquilla, serena, con una sofferenza. Io penso che non ci sia stata santa che abbia sofferto come ha sofferto Santa Gemma. 15 giorni dopo la morte fecero l'autopsia. Risultò che il cuore era intatto, pieno di sangue. Adesso il cuore è nel santuario a Santa Gemma Galgani, che è a Madrid. In Italia, nelle nostre zone, è meno, è poco venerata, nelle nostre zone, non in altre zone, a confronto di Santa Teresa del Bambin Gesù, quasi coetanea, ma quella era un intellettuale, una santa intellettuale, nominata da Giovanni Paolo II, l'aveva nominata dottore della Chiesa con la sua teologia. Non ebbe le sofferenze di Santa Gemma, ebbe solo i dubbi di fede, il Santa Teresa. Questa invece, che era non proprio incolta, ma non aveva fatto grandi studi, era una, dal punto di vista culturale rispetto a Santa Teresa, era quasi una proletaria. Eppure i suoi testi, come vedremo brevissimamente, sono teologicamente perfetti, o dal punto di vista teologico, ortodossi. Ho già detto di Padre Pio. Fece subito i miracoli per la canonizzazione, ma adesso a me preme di dirvi che è venerata, per dire che non è una santa. Dunque, a parte a Lucca c'è un bellissimo santuario di passionisti. Lei desiderò sempre di farsi suora, il Signore gli diceva: tu ti fai suora, e poi non si faceva suora, perché non c'è stato un aiuto
del vescovo. Era povera e sapete, allora per andare in convento bisognava avere la dote. Lei non aveva, era povera in canna, non c'aveva niente, niente, niente. L'orologino d'oro che il suo papà gli aveva lasciato, l'angelo gli ha detto: per una sposa di Cristo quell'orologino d'oro non va bene. E lei l'ha dato ai poveri. Aveva un anellino, no? Sì, un anellino, anche questo dato ai poveri. Anche malata prendeva le cose che avanzavano, usciva dalla porta per darla ai poveri. Dicevo, c'è un bel santuario a Lucca, che è al centro del convento delle passioniste, che lei, pur volendo essere passionista, non l'ho mai stata, disse a Lucca bisogna fare il convento delle passioniste per la passione, e fu fatto ed esiste. E anche, dipende da lei, le suore missionarie di Santa Gemma. Quindi ne ha fatte, e ne ha fatte di cose, pur essendo una poveretta con pochi contatti col mondo. Si trova un santuario a Madrid molto frequentato dove si venera del suo cuore. Si trova un santuario a Barcellona. Si trova molti santuari in America Latina, in Uruguay, in Argentina, in Colombia, in Ecuador, a Puerto Rico, a Santiago delle Cile. Si trovano santuari dedicati a Santa Gemma in Congo e in Africa. Anche in Francia, lasciamo stare, ho già detto la Spagna, anche a Washington venne fatto una venerazione particolare per Santa Gemma. Morì, ve lo dico dopo come morì in momento particolare. Adesso vi voglio parlare, se non annoio, parlare di ciò che ha scritto, ma lì dico solo i nomi perché mi interessa poi entrare nel merito di questioni. Come vedeva il demonio? Come vedeva il demonio? Come vedeva Nostro Signore? Che lo vedeva sensibilmente, non come altri solo nella testa. Lei lo vedeva, come vedeva la Madonna? L'angelo custode, scusate, che gli preparava il caffè. E questo fu uno dei momenti in cui i teologi rimasero anni per vedere se c'erano dei casi nella chiesa di un angelo, che porta il caffè. Ha scritto il diario, ha scritto l'autobiografia e qui c'è un fatto strano che io e mia moglie Rosaria l'abbiamo visto, è un caso strano, e ve lo dico, che oggi si può vedere tutti. Scritta l'autobiografia, l'ha data a Gemma Giannini, la signora che la teneva in casa. Mettila in uno stipetto, in un cassetto, poi la mandi a padre Germano che possa vederlo, che era il suo direttore spirituale. A un certo punto vede il diavolo lei che prende l'autobiografia, esce dalla finestra e non si trova più. Ci vollero del tempo ed esorcismi e finalmente, dopo parecchio, ho detto del tempo, questa autobiografia torna nello stipetto, ma voi vedeste è tutta bruciata, ha sull'impronta delle zampe del demonio, si vede, l'ho visto con i miei occhi, l'impronta delle zampe del demonio. Poi scritte le estasi, i colloqui con Gesù che stenografavano le persone di casa, le lettere a Monsignor Volpi, suo confessore, e le lettere a Padre Germano, suo direttore spirituale, che sono interessantissime. Queste lettere furono sottoposte al giudizio della sede apostolica e poi dirò di Padre Luigi Besi, passionista che ha impiegato più anni per capirci qualcosa. Un altro colpo alla sua causa, è stata sfortunata anche dopo. Sapete chi l'ha dato? E qui c'è la piazza a lui intestata, il cardinale Schuster. Il Papa aveva, che era teologo, no? Era allora abate, non era ancora cardinale, gli ha detto: senti, ma perché il Papa Pio XI ha fermato la causa di liberazione, dice, ma questo qui, ma questa qui, ma siamo diventati matti per quello che gli succedeva. Allora ha dato tutto il malloppo dei suoi scritti, delle sue testimonianze al cardinale Schuster,
Catena Schuster ha scritto, dopo averle verificate in santità, intanto è di virtù eroica, primo. Secondo, oltre che di virtù eroica, questi fatti sono non solo presumibili o dubitativi, ma sono certi. E il Papa allora, Pio XI, allora fece la beatificazione, la canonizzazione fu fatta invece da Pio XII. Adesso io voglio parlarvi, se avete pazienza, dei punti salienti, facendo parlare lei. No? E così vi rendete conto, o commentando. Parlo di Padre Besi, quello che l'ha studiato. Poi la corona di spine, anche quello c'è da non credere, il Signore che gliela metteva in testa. Come la narra lei? La guarigione, vi ho già detto qualcosa, ma dico cosa ha detto il medico di fronte a una guarigione istantanea. Le virtù eroiche, cioè, e questo posso dirvelo subito, fede, speranza, carità, prudenza, giustizia, fortezza, temperanza, furono tutte constatate da una, i processi sono così, da una ricerca e da testimonianze, e la Chiesa lì è abbastanza cauta. Poi la compartecipazione alla passione di Cristo, e lei era passionista nel cuore, l'isterismo, e qui mi fermerò un po', perché caspita, tutte le cose straordinarie non possiamo mica dire che sono frutti di isterismo o di pazzia, no? Poi le stigmate, e io qui ho aggiunto povera martire, ragazzi, Gesù e l'Eucaristia, la Madonna addolorata, mi fermo di meno perché l'ho già accennato. L'angelo custode, mi fermo un poco di più e mi fermerò brevissimamente sul demonio. Demonio, guardate che il demonio, molti santi ebbero a fare col demonio. Padre Pio, per esempio, Padre Pio, Don Bosco, il curato d'Ars, che era un litigio, però il curato d'Ars non ebbe possessioni, ebbe solo infestazioni. Che non lo lasciava dormire, gli ha bruciato il letto, lo buttava giù, mentre dormiva faceva rumori di cavalli in camera al galoppo. Però Padre Pio il curato d'Ars ebbe una fortuna, perché gli ultimi 6 mesi della vita sua fu lasciato in pace. Cominciamo dall'uno. Annoio? Perché altrimenti riduco, Ma insomma, cominciamo dall'uno. No? Avete da borbottare? Come? Ecco, adesso vi dico quello di Padre Besi come ha fatto. Scoprì Padre Besi che i fenomeni preternaturali erano presenti nella tradizione della mistica cattolica e nell'esperienza carismatica di molti santi già canonizzati, perché lui voleva vedere, ma insomma, l'angelo custode solo a lei. Pensate che aveva quasi, è stato detto, aveva una forma di fisicità con l'angelo custode. Ma cosa? Io quando leggevo queste cose, come tu cavi eri se eri viva, una cosa incredibile, no? Non costituivano di per sé un'eccezione tale di arrestare il processo di beatificazione o l'introduzione della causa, come era nel caso di Gemma. Si trattava, in parole povere, di ridimensionare la peculiarità e la straordinarietà dei fenomeni e dimostrare che ciò si era verificato in Gemma era usuale nelle anime privilegiate. Ciò che più colpiva negativamente negli scritti della Gemma era il contegno mantenuto dal suo angelo custode, una familiarità a dir poco, questa è parola mia e parola anche sua, strabiliante, a dir poco strabiliante. Se è vero che Gemma lo vedeva in continuazione, conversava con lui, permetteva che la baciasse e che la aiutasse, pensate, la metteva a letto,
Lei non stava più in piedi, le tentazioni del demonio, l'angelo e il demonio che litigavano, no? E che l'aiutasse a mettersi a letto, che le portasse la mattina il caffè e poi anche le medicine. Lei descrive, hanno portato le medicine in un bicchierino color oro. Lei che scrive così, in camere, che la facesse all'accorrenza da portalettere. Ecco, un'altra cosa che è strabiliante. Lei non aveva i soldi per spedire la lettera al suo direttore spirituale che era a Roma. Cosa faceva? Le metteva sulla finestra e la lettera dopo poco non c'era più. E il padre la riceveva, narra lui, la riceveva a Roma. Questo avvenne più volte. Il vescovo che non credeva a questi fatti, Monsignor Volpi, il suo confessore, ha fatto una prova. Date a me la lettera che la tengo io. Perché il vescovo diceva: no, non è possibile, ma sono portalettere. Allora cosa è successo? Che lui prende la lettera che doveva essere inviata a Roma, la mette di nascosto nel cassetto chiuso a chiave, il giorno dopo va a vedere, la lettera non c'era più. Anche quella lettera era stata, mistero, era stata portata a Roma. E padre Germano, che oggi è venerabile, anche per lui c'è la causa di beatificazione, diceva: io le ricevo regolarmente. E cosa faceva? Rispondeva mettendo le lettere sul davanzale e Gemma riceveva le lettere scritte da padre Germano a Roma. Anche quindi padre Luigi, per spiegare tutte queste cose, si diede un gran da fare per trovare gli esempi e riuscì a trovare gli esempi. Per esempio la Santa Francesca delle Cinque Piaghe, napoletana dei quartieri spagnoli, in crescenza, tutti i santi riuscirono a trovare. Finalmente la Chiesa si convinse, ci furono quattro processi e siccome non si fidavano di Luca, fecero il processo a Luca di canonizzazione, poi lo portarono a Pisa, poi lo portarono a Gaeta e poi lo portarono a Roma, cambiando i, come si chiama? Gli teologi e i monsignori, perché dicevano: magari a Lucca è conosciuta, vogliono una santa lì, e danno un colpetto, no? Ungono un po', no? L'hanno portata a Pisa, e tra Lucca e Pisa non c'è mai stato buon sangue. La portarono a Gaeta, fuori dal mondo, pensate, nel 1910-1920, poi a Roma, e lì finalmente dei cardinali, anch'essi teologi, si decisero a credere e a pensare che i fatti erano veri. La coronazione di spine, e qui dico le parole sue, non mie. Lei vuole, perché il padre spirituale e il confessore dicevano: ma dia a Gesù che non ti tormenti più. E lei diceva: per forza, devo dirglielo. Per obbedienza, però scriveva: soffro di non soffrire. Siccome il Signore, quando il padre gli dicevano: basta, sospendi queste, ma poi vedete lì, dove è morta, tutti questi fazzoletti ancora pieni di sangue. Mi accontentò subito, e Gesù, e fece come aveva fatto altre volte. Mi si avvicinò, si tolse dal suo capo la corona di spine, il Signore, si tolse dal suo capo la corona di spine e la posò sul mio. Vedeva poi che io lo guardavo zitta zitta, capì subito un pensiero che in quel momento mi venne. Pensai: forse Gesù non mi ama più, perché è solito Gesù che quando mi vuol far conoscere che mi vuol bene, mi pigia bene, bene quella corona sulla testa, oppure dalle parti della testa. Gesù capì e con le sue mani me la pigiò nelle tempie. Sono momenti dolorosi, ma momenti felici. E così mi trattenni un'ora a soffrire con Gesù. Avrei voluto starci sempre tutta la notte, ma siccome Gesù ama l'obbedienza del direttore spirituale, basta, no? Finalmente me la tolse. Questo avveniva in genere dal giovedì al venerdì. Rendetevi conto, no?
È quello che scriveva la signora che l'aveva. Gesù il giovedì sera le dà la sua corona di spine e l'appige un po'. E allora vengono tante fontanine di sangue che gli cola per tutta la faccia e inzuppa il guanciale. E così soffre per un'ora e poi Gesù la benedice e la lascia, però la corona non la prende, a volte la tiene fino al giorno dopo, fino dal giovedì al venerdì. Io che vedo queste cose, padre, scrive lei, no? Non so più, io che vedo queste cose non so più cosa dire.